Oltre 500 persone presenti in Piazza del Popolo a Pesaro per la manifestazione contro la costruzione della maxi discarica nel territorio di Riceci. Un progetto voluto da Marche Multiservizi che ha avanzato la proposta alla provincia di realizzare una discarica che dovrebbe smaltire 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali. Un progetto, come manifestato già in altre occasioni, non condiviso da associazioni e liberi cittadini. Abbiamo continuato a dire in questi mesi non è stato sospeso nulla, è stato semplicemente richiesto un periodo attraverso il quale portare le integrazioni all'interno del procedimento. Questa settimana sono riprese le trivellazioni e i carotaggi, a testimonianza che Aurora, Marche Multiservizi, ha intenzione di continuare ad andare avanti col progetto. Oggi siete in piazza con diverse associazioni. Sì, siamo presenti con diverse associazioni che adesso poi vi presenterò. Ci siamo noi di Diversamente, la Lupus, che è un'associazione ambientalista, Urbino contro la discarica, Pesaro contro la discarica. Ci sono anche dal comitato a difesa del territorio di Terre Roveresche. Quindi abbiamo cercato di portare in questa piazza tutti coloro che in questi mesi stanno dicendo no a questa politica di gestione dei rifiuti portata avanti in questa provincia. Questo è l'argomento, noi non siamo quelli del no, quello che noi non condividiamo è il modus operandi. Siamo di nuovo in piazza per affermare ancora una volta che questa discarica è la cosa più sbagliata che ci possa accadere. Non la vogliamo e tante persone come oggi dicono non vogliamo questa discarica. Nonostante diverse rassicurazioni, comunque la discarica resta nei piani. Esattamente, da quanto sappiamo e da quello che possiamo vedere, la discarica è ancora nei piani di Marche Multiservizi e di Aurora. Noi come Assemblea Permanente di Cittadini Urbino siamo qua per manifestare e per dare il nostro appoggio a tutta la cittadinanza che ha questa necessità. Quello che cercherò di dire da pesarese è proprio rivolto ai pesaresi, che sono molto assenti anche da questa forma di protesta, perché purtroppo noi pesaresi mettiamo la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi, cioè cerchiamo ancora una volta di non capire, eppure si capirebbe benissimo, che questi sono problemi nostri. Pesaro è la maggior produttrice di rifiuti della provincia, per l'estensione del territorio e per il numero di abitanti. Pesaro, come comune di Pesaro, detiene il 25% del capitale sociale di Marche Multiservizi. È il comune che ha la maggioranza, tra la maggioranza del 52%. Quindi è il maggior responsabile di tutto quello che avviene nel bene e nel male in termini di rifiuti, raccolte di rifiuti e degli impianti relativi. Noi siamo qui oggi per dire assieme a tutti gli altri il nostro no a questi mega impianti. Poi la gestione dei rifiuti va fatta, gli impianti servono, ma non certamente come questi progettati da Marche Multiservizi. ALT, non da Marche Multiservizi, da ERA. No alla discarica, no alla discarica.